La nazione italiana è un organismo avente fini, vita e mezzi d'azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È un'unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato fascista. Articolo 1 della Carta Corporativa. Entrata in vigore il 21 aprile del 1927. Buongiorno a tutti. Il 21 aprile è una data storica di importanza fondamentale. Come tutti noi sappiamo, il 21 aprile del 753 venne fondata Roma, secondo la leggenda. Ci fu il tracciamento del Pomerio da parte di Romolo. Non è un caso che il 21 aprile del 1927, quella politica sociale predisposta nel 1926 da parte del fascismo, e quindi la carta corporativa varata dal sindacalista fascista Edmondo Rossoni, sia entrata in vigore. Tuttavia, verrà applicata parzialmente. Si nega con questa carta del lavoro, carta corporativa, il principio liberistico dell'ineluttabilità delle leggi economiche, subordinando l'economia alle esigenze unitarie, che sono anche morali e politiche della collettività nazionale. Ecco, pensate un po' questa natura del fascismo che non ha mai smussato la sua valenza rivoluzionaria. Siamo nel periodo in cui le tante svolte a destra che ci sono state hanno in un certo senso convinto alcuni che quel fascismo regime, divenuto tale nel 1925, così chiamato da Renzo De Felice, non potesse più tornare alle origini. Il fascismo, infatti, dopo la prima ascesa a compromessi nel 1921, quando entrerà di fatto nei blocchi nazionali giolittiani, continuerà con la sua scesa a compromessi per legalizzarsi sempre di più. Basti pensare alla marcia su Roma del 28 ottobre del 1922, basti pensare alle leggi fascistissime del 25 e alle tante riforme, tra le quali ci fu anche la riforma Gentile del 23, la meno fascista delle riforme, secondo Benito Mussolini, che il regime fece in questi anni. Il 1926 è un anno particolare per questo motivo. Dopo la cosiddetta battaglia del grano del 1925, sulla base del principio autarchico che avrebbe dovuto abbracciare l'Italia fascista, il fascismo, nonostante ciò, manteneva ben salda la sua valenza sociale e portava avanti una politica sociale basata non solo sul controllo dell'economia da parte dello Stato, ma anche sul controllo della disoccupazione. Infatti, all'epoca la disoccupazione non aveva raggiunto livelli incredibili, perché c'era una forte politica protezionistica. Infatti qui si nega il principio liberistico dell'ineluttabilità delle leggi economiche. C'è una commistione, quindi un connubio tra la nazione e lo Stato. In questo senso la nazione non è più la somma degli individui viventi in un determinato periodo di tempo, ma una successione ininterrotta di generazioni che si tramandano come una fiaccola ideale il frutto delle loro umane conquiste. Pensate, si dice sempre male del fascismo, si considera sempre un qualcosa di sbagliato, di totalmente sbagliato, ma questi sono gli anni in cui il fascismo costruisce strade, autostrade, ferrovie, sono appunto gli anni della battaglia del grano, sono gli anni di tantissime riforme che il fascismo fa. Negli anni 30 addirittura ci sarà la bonifica dell'Agropontino. Poi, per quanto riguarda la politica estera degli anni 30, sicuramente
possiamo dissentire, ma per quanto riguarda la politica sociale, quindi opera nazionale, maternità, infanzia, il contratto collettivo di lavoro, la creazione dell'INPS, gli oneri previdenziali a carico dello Stato. Il fascismo riprende, dal punto di vista della socialità, alcuni che erano i principi basilari del programma Sansepolcrista. Lo Stato deve essere unito alla nazione. La nazione è quest'ente supremo. Si tratta di attuare il riscatto sociale delle classi meno abbienti, di quelle classi che avevano combattuto la prima guerra mondiale, di quel proletariato che dopo la guerra e con la guerra, anzi, di fatto tornando ancora un po' più indietro, incomincerà a contare per la prima volta nella sua storia, il riscatto sociale delle classi meno abbienti attraverso la subordinazione del concetto di classe al concetto superiore e supremo di nazione. Nessuno si era mai spinto così avanti, neanche il comunismo, secondo il quale la lotta di classe doveva portare in un certo senso alla sparizione e alla distruzione dello Stato, per avere appunto una società senza più classi. Il comunismo si basava su questo. Invece il fascismo si basava, o meglio, questo tipo di fascismo, che è quello della carta corporativa, che poi verrà ripreso negli anni della guerra civile, quindi dal 43 al 45, attraverso la socializzazione, anche se la legge del fascismo sulla socializzazione verrà bloccata prima, ma dalla Repubblica Sociale questa riunione del capitale con il lavoro, volendo utilizzare un termine prettamente mazziniano, verrà portata ai massimi termini. Da qui il principio fondamentale di preminenza dello Stato, cui vengono subordinati gli interessi dei singoli divisi o raccolti in gruppi organizzati, e dal quale fatalmente discendono come corollari i principi successivi. Leggiamo il secondo articolo della Carta Corporativa. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale. Il lavoro, pensate che alcuni di questi articoli sono finiti nella Costituzione entrata in vigore nel 1948. Pensate, alcuni di questi articoli sono finiti nella Costituzione italiana redatta nel 47 ed entrata in vigore nel 48, e nessuno ce l'ha mai detto, nessuno ha mai detto ciò. Guardate qui che cosa c'è scritto: c'è scritto che il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale. Programma varato dal sindacalista fascista Edmondo Rossoni. Poi vedremo la differenza fra poco tra Edmondo Rossoni e il sindacalista rivoluzionario Alceste De Ambris, che poi si allontanerà ovviamente dal fascismo. Nonostante Rossoni avesse detto che c'era una sorta di continuità tra questi due tipi di sindacalismo, a questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato. Con la carta corporativa del 27 addirittura si supera quella che era la chimera, il sogno, quello che era il sogno della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Si va oltre, si va oltre. Perché, come scritto nel libro Oltre destra e sinistra, il socialismo fascista di Roberto Mancini, libro che fa capire molte cose, c'è scritto che il lavoro per il fascismo varante la carta corporativa è un soggetto dei rapporti economico-sociali, un soggetto dei rapporti economico-sociali. Ma si andrà oltre con la socializzazione, perché il lavoro verrà considerato l'unico soggetto dell'economia. Ed è quello che scriveva anche il filosofo Giovanni Gentile nella sua opera Genesi e struttura della società. Il lavoro
l'unico soggetto dell'economia. Pensate, il fascismo viene criticato perché questa parte sociale del fascismo viene boicottata. Si parla solamente di quando il fascismo perse il consenso, quindi nel 38, si parla delle leggi razziali, si parla dell'invasione dell'Etiopia, non si parla di tutta la politica sociale che il fascismo ha portato avanti attraverso le riforme. Non si parla dell'istituzione del matrimonio concordatario, della conversione finanziaria, della rendita, dei patti lateranensi, non si parla della bonifica dell'Agropontino, non si parla della sconfitta della mafia da parte del prefetto Cesare Mori, non si parla della carta corporativa e della socializzazione, non si parla di questi avvenimenti. Ma io oggi qui, 21 aprile 2021, ne parlo perché è un'importante ricorrenza, non è solamente la ricorrenza del Natale di Roma. Il fascismo poi riprende la romanità, come sappiamo, no? Il fascio littorio, il simbolo dell'aquila, no? Dell'aquila imperiale, anche se la nascita di Roma è avvolta comunque sia nella leggenda, no? Per quanto concerne Romolo e Remo, la storia della lupa e via discorrendo. Quindi vediamo anche come questo articolo è importante. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale, i suoi obiettivi sono unitari e riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale. Qui non si tratta di avere giudizi di valore, qui si tratta di studiare la storia, ricordare. C'è anche l'articolo terzo che è importante, l'organizzazione sindacale o professionale è libera. Fra poco parleremo del sindacalismo fascista. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro e di lavoratori per cui è costituito, di tutelarne di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, contratti collettivi di lavoro. Il CCNL, il contratto collettivo nazionale di lavoro, di cui noi oggi ci vantiamo, il CCNL è stato introdotto dal fascismo attraverso l'articolo 3 della Carta corporativa. Questa è storia, la storia non si può negare. Come diceva Giambattista Vico, grande storico, lo storicismo è importante perché la storia, sulla base del principio del verum ipsum factum, è una materia che l'uomo produce, fa, e quindi l'uomo è in grado di conoscere solo ciò che produce. Tant'è che Giambattista Vico boicottava la matematica e conseguentemente anche Cartesio, definendo appunto la matematica una scienza fittizia perché non è prodotta dall'uomo. Questa è storia, sono corsi e ricorsi storici. E infatti alcuni di questi articoli della Carta Corporativa del 27, come ho già detto, sono finiti, ma anche molti articoli della Carta del Carnaro sono finiti nella nostra Costituzione e nessuno ci ha detto nulla. Pensate. E riprendiamo, di tutelarne di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali gli interessi, di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare rispetto ad essi funzioni delegate di interesse pubblico. Questa dichiarazione riassume in sé una realizzazione compiuta un anno prima e consacrata nella legge del 3 aprile 1926. Come già detto, la politica sociale del fascismo viene predisposta nel 26, la carta corporativa viene varata da Edmondo Rossoni nel 26, 3 aprile del 26, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Il sindacalismo fascista nasce di fatto a Dalmine. L'acciaieria bergamasca, i cui operai il 20 marzo 1919, tre giorni prima della creazione dei fasci di combattimento in piazza San Sepolcro a Milano, occuparono l'opificio, continuarono a lavorare, richiedevano il riconoscimento delle organizzazioni sindacali, richiedevano un orario lavorativo che non superasse le 8 ore, alzarono il tricolore sull'edificio, sull'apice dell'edificio, e appunto continuarono a lavorare. Non fu un vero sciopero, Mussolini
Lo definì uno sciopero creativo. E 3 giorni dopo, pensate, 3 giorni dopo, ci fu la nascita dei fasci di combattimento in Piazza San Sepolcro a Milano. Mussolini arrivò a Dalmine accompagnato da Michele Bianchi e Cesare Rossi. Il sindacalismo nasce in quegli anni, dopo la creazione della CGIL nel 1906, che aveva monopolizzato le istanze dei proletari e degli operai e che era vicina ai socialisti. Un altro sindacato stava occupando lo spazio della CGIL, l'USI, che invece attraverso valenze e matrici anarco-rivoluzionarie era vicina ai nazionalisti. E sarà proprio l'USI, che poi diventerà UIL, Unione Italiana dei Lavoratori, ad appoggiare Mussolini e il nascente fascismo sansepolcrista, il nascente sindacalismo sansepolcrista. Questo articolo è collegato a quello che noi stiamo dicendo. Vi leggo un passo di cosa disse Benito Mussolini ai lavoratori della Dalmine. Voi, oscuri lavoratori di Dalmine, avete aperto l'orizzonte. È il lavoro che parla in voi, non il dogma idiota o la chiesa intollerante, anche se rossa. È il lavoro che ha consacrato nelle trincee il suo diritto a non essere più fatica, miseria o disperazione, perché deve diventare gioia, orgoglio, creazione, conquista di uomini liberi nella patria libera e grande oltre i confini. Per questo Mussolini parlerà di che cosa? Di trincerocrazia. La trincerocrazia era quella fase in cui il proletariato per la prima volta nella storia, il quarto stato, conterà. Era quella consapevolezza acquisita dal proletariato protagonista della prima guerra mondiale, insieme anche al piccolo borghese, perché in trincea c'erano anche i sottotenenti di complemento, che acquisita consapevolezza e sfruttando anche la crisi del liberalismo dei primi anni del Novecento, arriverà a essere introdotto e a creare conseguentemente i partiti politici di massa, che nasceranno tutti in questi anni. Il 1921, infatti, sarà l'anno non solo della traslazione della salma del Milite Ignoto, come sappiamo, a novembre ricorreranno i 100 anni di questa traslazione, non è solamente l'anniversario della politica della politica instaurata da Lenin, della NEP, ma è anche l'anniversario dei 100 anni della creazione del PNF, nel famoso congresso dell'Augusteo, nonché della creazione del PCD durante il 72° congresso del Partito Socialista, che in quell'anno, appunto, attraverso Bordiga e Gramsci, diventerà PCD, 72° congresso di Livorno. E qui vediamo, ecco, la UIL al suo interno portava già i sintomi di quella che fu la battaglia destinata a concludersi più tardi, scrive Mancini, quando si svilupperà appieno il sindacalismo fascista vero e proprio. Ci sarà questo avvicinamento tra la UIL, il sindacato appunto tanto vicino ai lavoratori della Dalmine, e il fascismo, ma si scontreranno due posizioni. Attenzione, qui entriamo nel vivo. Si scontreranno due posizioni, la posizione più indipendentista di Alceste De Ambris, un uomo che ha dato un importante apporto alla creazione dei fasci di combattimento in Piazza San Sepolcro del 23 marzo 1919, uno degli uomini che seguì D'Annunzio
a Fiume per la reggenza del Carnaro, Alceste de Ambris, colui che inserirà appunto nella Costituzione fiumana il concetto della riunificazione del capitale con il lavoro, quindi colui che inserirà nella Costituzione fiumana ciò che il fascismo abbraccerà in questi anni e quindi ciò che nel futuro il fascismo trasformerà in socializzazione. Sarà lui l'anticipatore della socializzazione. Alceste De Ambris, personaggio molto importante, ma che si distaccherà dal fascismo quando vedrà che il fascismo compirà troppe svolte a destra. E la posizione invece dedita all'azione politica, che era appoggiata da Edmondo Rossoni, personaggio chiave appunto della Carta del Lavoro. In un primo tempo la posizione di De Ambris e della UIL fu la più apprezzata da Mussolini. Era appunto un sindacalista rivoluzionario, De Ambris, no? Ma abbiamo detto, anzi, non abbiamo detto, ci siamo scordati di dire che la UIL aveva altri personaggi di spicco come Alfonso Vaiana, che anche lui prenderà parte appunto alla creazione dei fasci di combattimento, oppure Giambattista Pozzi. Antonio Croci erano tre tra i più importanti sindacalisti della UIL che appoggeranno la rivolta, la ribellione della Dalmine, che poi non fu uno sciopero perché continuarono a lavorare. Se in un primo tempo Mussolini appoggerà, diciamo, la posizione di De Ambris, ciò coinciderà con una forte convergenza tra i due nel 1919-20. Fra i maggiori esponenti del sindacalismo rivoluzionario ricordiamo Italo Balbo, Michele Bianchi, Gino Baroncini e Dino Grandi. Quest'ultimo poi purtroppo protagonista, triste protagonista appunto della caduta del fascismo il 25 luglio 1943. Dopo quell'atto sparirà dalla scena politica. Era nato a Mordano nel 1895, era stato ambasciatore a Londra, presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, nonché anche ministro degli Esteri, Dino Granti. Era uno degli uomini più importanti dello squadrismo bolognese. Ebbene, che cosa accade? Alla fine degli anni 20, però, l'armonia tra il sindacalismo rivoluzionario e il stanzialismo fascista si spezzò. Quindi abbiamo sindacalismo rivoluzionario da un lato e stanzialpulcrismo fascista. Del sindacalismo rivoluzionario ovviamente farà parte, come sappiamo, Alceste De Ambris. E poi abbiamo il stanzialpulcrismo fascista. Ma perché si spezza? Innanzitutto ci furono le catastrofiche elezioni del novembre del 19 che Mussolini perse. Furono elezioni in cui vinse invece Nicola Bombacci, il grande Nicola Bombacci, che in realtà non fu mai fascista, non ebbe mai la tessera del PNF, ma che fu sempre fedele all'idea, al suo idealismo. Lui che presenziò ai funerali di Lenin nel 1924, ma che fu purtroppo considerato un super traditore senza arte né parte. Nicola Bombacci è un personaggio importantissimo. Dopo la sconfitta alle elezioni del novembre del 19, Mussolini cominciò a rendersi conto della necessità di una prima svolta a destra del fascismo. Quindi che cosa farà? Si staccherà dalla UIL che aveva appoggiato e creerà i sindacati economici. Finché nel gennaio del 1922, quindi siamo nell'anno della marcia su Roma, che però sarebbe avvenuta verso la fine dell'anno, nel 1922, tra parentesi, nel gennaio del 22 morirà anche il Papa Benedetto XV e verrà sostituito sul soglio pontificio dal cardinale Achille Ratti, che poi diventerà Papa con il nome di Pio XI, colui che definì Mussolini l'uomo della provvidenza e l'uomo che aveva riportato l'Italia a Dio dopo i patti lateranensi dell'11 febbraio del 1929. Cosa farà Mussolini? Attraverso la prima sterzata a destra, anzi attraverso la seconda sterzata a destra, perché già c'erano stati i blocchi nazionali giolittiani. Pensate che i blocchi nazionali giolittiani del 21 consistettero nel far entrare 35 fascisti in Parlamento, perché Giolitti aveva capito che le estreme, per
non provocare danni alla borghesia, al capitalismo, allo Stato, avevano bisogno di una rappresentanza parlamentare. Riuscì a fare con Mussolini ciò che non gli riuscì con il socialista riformista Filippo Turati, cui offrì un ministero socialista in Parlamento. Ma Turati lo rifiutò. Pensate, il paradosso. Turati, tanto osteggiato da Mussolini quando era socialista, perché Turati era riformista e Mussolini era massimalista, rifiutò questo ministero socialista offertogli da Giolitti, per ingraziarsi appunto l'estrema sinistra, anche se Turati non la rappresentava perché era socialista riformista, invece con Mussolini riuscì a Giolitti questa legalizzazione. Quindi, staccandoci dalla UIL, Mussolini creerà i sindacati economici e nel gennaio del 22 diventeranno questi sindacati economici la Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali Fasciste. Quindi sindacati economici che nel gennaio del 22 diventano Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali Fasciste, dirette da Edmondo Rossoni, colui che era favorevole appunto all'azione politica. E quindi vediamo che il conflitto è insanabile. Ci sono due posizioni. La posizione dei sindacalisti sansepolcristi, secondo cui tutta l'economia deve essere controllata dallo Stato attraverso il protezionismo, quindi è lo Stato che deve dirigere l'economia, poiché tutto doveva essere sempre controllato dallo Stato proprio per poter tutelare meglio gli interessi delle classi meno abbienti ed evitare qualsiasi logica di mercato libero. Qualsiasi logica, appunto, si nega il principio liberistico dell'ineluttabilità delle leggi economiche. Questa era la visione dei sansepolcristi. Al contrario, i sindacalisti rivoluzionari vedevano nello Stato il principale nemico della nazione. Quindi, se i sindacalisti sansepolcristi erano più vicini al concetto di Stato, che però doveva in un certo senso essere subordinato all'interesse superiore della nazione, i sindacalisti rivoluzionari invece vedevano nello Stato il principale nemico. Vedevano questa posizione come un qualcosa che si opponeva troppo drasticamente al concetto di libertà. Loro infatti concepivano la nazione come identità e sostanza storica di un popolo. Nazione come identità e sostanza storica di un popolo. Ma il corporativismo, così come io ve lo sto raccontando, è riduttivo. Perché il corporativismo getterà le basi con il fascismo per una economia programmata. Non sarà più un'economia dall'alto, un'economia controllata totalmente dallo Stato, dall'alto, secondo il modello sovietico, ma sarà un'economia nella quale l'iniziativa privata verrà subordinata al superiore e supremo interesse nazionale. Ed è qui che possiamo affermare con certezza, in modo irrefutabile, che cosa? Possiamo affermare con certezza che il fascismo, almeno in questa fase, supererà come concezione addirittura il comunismo, il fascismo che nel 27 ritorna vicino alla socialità, ritorna vicino alla politica sociale. Pensate, vediamo, è scritto qui, io ve lo sto leggendo. È necessario che il proletario, mentre combatte il capitalista, non si stanchi mai di aggredire e di disorganizzare questa macchina borghese, indebolendola quanto più è possibile. Quindi c'è una concezione assolutamente diversa in questo caso del lavoro. Tutto deve essere controllato dallo Stato proprio per poter tutelare meglio gli interessi delle classi meno abbienti ed evitare qualsiasi logica di mercato libero. Questa era appunto la posizione che io ho ricordato. Ma vi volevo leggere un'altra cosa a corollario di ciò. Vediamo se la trovo. Ecco, in questa maniera, ecco. La nuova concezione economica della carta corporativa, scrive sempre Roberto Mancini, pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata, ne subordinava di fatto l'esercizio agli interessi superiori della nazione. In questa maniera si stavano creando le premesse per realizzare una forma di economia programmata che, mentre si proponeva di sottrarre tale disciplina all'arbitrio dei singoli produttori e dei loro interessi di classe, secondo i principi del liberalismo capitalistico, non intendeva però trasformarla in una volontà imposta dall'alto,
da organismi burocratici, quindi c'è la subordinazione dell'iniziativa privata all'interesse supremo della nazione e quindi il trasferimento del concetto di classe all'interno della nazione, perché Mussolini si accorgerà nel 1914, quando ci sarà il fallimento della Seconda Internazionale Comunista, che la classe non può più essere scissa dalla nazione. Famosa la frase al riguardo: la classe non può uccidere la nazione, la classe è una comunità di interessi, ma la nazione è una storia di sentimenti, di tradizioni, di lingua e di cultura. E questo era appunto il concetto della terza via mazziniana, riunire il capitale con il lavoro, di cui abbiamo parlato prima. La Carta del Lavoro parlava infatti di organi rappresentativi che erano espressi dalle stesse forze economiche. Padrone dell'azienda era tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore. Pensate, ma quale ideologia è mai arrivata a tanto? Padroni dell'azienda non erano solamente i datori di lavoro, ma anche i lavoratori, e quindi non c'è la negazione della proprietà privata, anzi no, la proprietà privata viene subordinata all'interesse nazionale, la proprietà privata esiste, viene subordinata all'interesse nazionale. Mentre nella Rivoluzione francese, Robespierre, riprendendo Rousseau, considerava la proprietà privata una convenzione sociale, il fascismo invece la introduce nel concetto collettivo e collettivistico appunto della nazione. Pensate, addirittura c'è il superamento di Proudhon. Proudhon considerava ad esempio la proprietà privata un furto, e Proudhon e i socialisti utopisti seguiranno molto la scia di Carlo Pisacane nel Risorgimento, che è il patriota forse più vicino, no, all'ottica comunista. Ecco, pensate, il fascismo supererà addirittura queste due concezioni, queste due ideologie. La Carta del Lavoro parlava infatti di organi rappresentativi che erano espressi dalle stesse forze economiche, che venivano così ad autodisciplinarsi, inserendosi in un sistema in cui, è bene sottolinearlo, l'espressione del mondo del lavoro doveva essere presente alla stessa stregua e con gli stessi poteri di quella del capitale. Ma andando avanti, abbiamo visto queste due posizioni tra sindacalisti rivoluzionari e stanzebolcristi. Quindi i rivoluzionari erano vicini al concetto di nazione, perché la nazione era l'identità e la sostanza storica di un popolo, lo Stato limitava il concetto di libertà. I sindacalisti stanzebolcristi o fascisti erano più vicini al concetto di Stato attraverso un'economia programmata, dove lo Stato controllasse appunto la medesima economia, impedisse qualsiasi forma liberistica e via discorrendo, per tutelare meglio gli interessi delle classi meno abbienti. Nel gennaio del 22, tra l'altro, si terrà a Bologna il primo convegno sindacale, dove si scontreranno appunto queste due concezioni. Quindi non solo nasce la Confederazione Nazionale delle Corporazioni Sindacali, delle corporazioni sindacali fasciste nel gennaio del 22, ma ci sarà appunto il primo convegno sindacale dove si scontreranno queste due posizioni, quella di Rossoni e di De Ambris.